Dal 31 agosto al 2 settembre gli abruzzesi potranno ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia di Porsche, casa automobilistica tedesca, grazie al Rally dell'Amicizia organizzato dal Porsche Club Ufficiale Abruzzo Molise. Un viaggio di 3 giorni attraversando il Parco del Gran Sasso e i Monti della Laga. 3 giorni di Porsche di Amicizia come seguito del Rally Interclub dello scorso anno, anche quest'anno 32 equipaggi dalla Slovenia e dal nord-est d'Italia. Abbiamo organizzato per loro una kermesse turistica, perché si chiama Rally ma in realtà è un tour turistico, da Giulianova per Castelli, Bivio Rigopiano, Campo Imperatore, Lago di Campotosto, Piazza Martiri a Teramo, le colline vibratiane attraverso Colonnella, Controguerra, Torano per Villa Ricci e poi Civitella del Tronto per la visita alla fortezza di Civitella. Quindi conoscenza, come dicevo prima, natura, cucina e benessere della nostra terra. L'obiettivo del Rally dell'Amicizia Porsche è duplice: mantenere alta l'attenzione sulle regioni del centro Italia distrutte dal sisma e onorare il progetto Cuore d'Italia per rivitalizzare le zone colpite anche con raccolta fondi. Il territorio della provincia di Teramo credo che sia tra i più belli d'Italia, è una bellissima iniziativa, manifestazione. Quando il presidente Di Felice molti mesi fa mi aveva detto di quest'idea, io l'ho sposata subito, l'ho raccolta subito, è un bel veicolo di pubblicità ed è un bel veicolo a favore per il turismo e per gli operatori economici. Non c'è veramente modo migliore se non quello di utilizzare in senso buono il nostro territorio, e quindi questo rally ci permette assolutamente di fare tutto questo, ci permette di attraversare la provincia di Teramo dal mare sino diciamo alla strada dei parchi, quindi ai monti, per giungere in un'altra provincia che è la provincia dell'Aquila, ci permette di attraversare borghi suggestivi, di avere un panorama mozzafiato come solo quello della provincia di Teramo sa dare, di degustare prodotti tipici dei nostri territori, e quindi diciamo che tutti questi elementi insieme non possono che essere un menù vincente.